mio canale. Allora, oggi nuovo video, vi vedo sempre all'età, eccomi. Oggi nuovo video, Get Ready With Me, pezzetto ormai che non lo facevo, e quindi ho deciso di fare questo Get Ready With Me. Andrò a utilizzare questa palette della Easy Paris Cosmetics, molto carina, che dai cinesi l'ho preso e mi è costata 3 euro, che poi comunque questa qui l'avete vista già ante il video haul. E si apre carina perché si apre così, si aggira anche lo specchio, c'è cioè lo specchietto. E questi sono i colori. Questi sono tutti ombretti, questo è il blush. Infatti oggi andrò a utilizzare il blush, questo qui rosa, e come colori farò questo marroncino e questo bronzo. Su tutta la palpebra metterò il marroncino e poi in mezzo, e dopo cercherò di sfumare, metterò questo bronzo qua, insomma. E niente, così intanto vi ho detto quale trucco andrò a fare. Poi come correttore andrò a utilizzare questa palette qui, quello più chiaro ovviamente. E niente, quindi direi di cominciare. Piccola parentesi, eccole qua le unghie. Alcuni di voi già la viste sulle foto. Da qua ho fatto quest'altro tipo di disegno. Questo è molto carino, mi è venuto. Eccole qua le unghiette. Unghiette fatte, cioè proprio corte, le mie proprio corte, 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 corte. Infatti ho fatto una ricostruzione cortina, anche se io sono abituata a avere le unghie. Però anche perché lungo dopo un po' pure ti stufa e vuoi qualcosa un po' di corto, un po' di più maneggevole, insomma, che ce la fai anche a prendere le cose, eccetera. Mica perché io sono esperta anche con le unghie lunghe ormai, dopo 5 anni che me le faccio e che ce l'avevo anche delle mie lunghe, però vabbè. E comunque niente, me le sono fatte sperando che mi ricrescono le mie, ad avere le lunghe come ce l'avevo tanto tempo fa, lunghe fino a qua, alla mandorla, bellissime. Vabbè, cominciamo subito col Get Ready With Me, vi lascio il video e ci vediamo.
Eccomi qua. Allora, questo qui è il trucco finito, questo rossetto mi fa impazzire. È un marroncino. Boh, pare che va sul salmone, però molto bello e opaco, bellissimo. E ho utilizzato questi colori qua che vi ho detto all'inizio del video e mi piacciono veramente tantissimo come è venuto il trucco questa volta. Mi piace veramente tanto. Spero che piaccia anche a voi e se è stato così mettete un pollice in su. Ricordo di seguirmi su Instagram come GretaNils89. Su Facebook cliccate mi piace sulla mia pagina GretaNils, la mia passione per quanto riguarda le unghie. E se volete chiedetemi un'amicizia su Facebook come Greta Isabel Minardi. E mi raccomando, seguitemi insomma su tutti i miei social. Io vi lascio un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!